fantastica live con il drago, avete capito bene? Il drago, guardate qui sopra, sarà una live spettacolare davvero. Iniziamo a mettere ovviamente il nostro grande ragazzi, diciamo, i nostri grandi oggetti per farvi vedere un titolo che è stato molto sottovalutato negli anni. Ed eccoci qua, carissimi amici e carissime amiche, finalmente giochiamo al mitico Dragon Dogma. Iniziamo col menu principale, iniziamo, vedete, a fare una nuova partita. C'è addirittura la modalità difficile, perfetto. Guardate dietro il drago, mamma mia ragazzi, veramente fa paura. Questo drago che arriva chissà da dove ragazzi. È iniziata la live, perfetto, andiamo avanti, giocheremo offline. Perché Dragon Dogma permette anche di giocare online, pensate un pochettino. Vediamo la storia, in un altro luogo, in un'altra vita, un altro figlio dell'uomo corre sul suo stesso cammino. Eccolo qua, il grande, guarda che bello, guarda, è iniziata la live, ragazzi, venite subito. Allora, usa la lanterna per dissipare l'oscurità, premi back per aprire e alimentare l'avvento, segui il drago, la lanterna, quindi vedete un pochettino, uso la lanterna per aprire l'inventario. Dov'è la lanterna? Quindi nuovo, salde, perfetto, molto leggero, perfetto. Dov'è la lanterna? La lanterna, c'è una categoria, rimedi, per farti capire, ok, la lanterniella, ecco qua, andiamo avanti, praticamente impugna, afferra, attacco pesante, premi per aprire il menu pausa, il menu proprio controllare i parametri, perfetto, vedi i parametri che ci sono praticamente, quindi possiamo, e qui ragazzi è particolare il gioco, guardalo il grande cavaliere. Apriamo il menu di pausa, vedete ragazzi, qui possiamo controllare le missioni, addirittura l'equipaggiamento. Quindi possiamo correre praticamente, vedete ragazzi. Impugniamo ragazzi, attenzione perché adesso avrete paura. Eccolo qua, mamma mia, guardalo. Papà via, sta per sparare. Addirittura ragazzi, il drago. Guarda il drago, mamma mia, fa paura davvero, guardalo bene. Mamma. Ragazzi, è un mostro. Guardalo. Guarda quanto se ne va. Ma che coda gigante, mamma mia. Fa paura. È molto molto spettacolare. E subito devi andare ad attaccare. Qui sopra, subito devi andare ad attaccare col mitico Salde. Vedete un pochettino, abbiamo pigliato anche la grande esperienza. Andiamoci a prendere da questa parte qua. Andiamo addirittura a fare il saltarello. Mamma mia, e sono arrivati grandi amici quelli qua. Toccando questa pietra potrà avere a disposizione nuovi alleati pronti a unire le tue forze praticamente. Tocchiamo la pietruncola, vedete un pochettino, esamina la pietra. Ecco, guarda qui nel teletrasporto cosa c'è veramente. Eccoli qua, sono arrivati loro. Il grande mago, il grande arciere, il grande amico, Morgagn. Mamma mia ragazzi, andiamo avanti perché stiamo parlando di un giocone. Guarda come corre, ecco qua, avanti, aiuto, vedete, possiamo importare, possiamo imporre praticamente le missioni praticamente ai nostri alleati, quindi qua dove si va da nessuna parte, andiamo a correre. Che sta succedendo ragazzi? Qui dentro sta succedendo qualcosa. Mamma mia ragazzi, dove sono? Eccoli, è un orco, andiamo, ma la bomba, guarda la bomba da questa parte qua, andiamo qui sopra, che colpo veramente dietro alla schiena, veramente assurdo, stiamo andando veramente ragazzi a fare di tutto, guarda qui, mamma mia che colpi assurdi, è il grandissimo colpo, vedi il goblin, mamma mia ragazzi, fa paura il goblin. Mi hanno buttato una magia sulla spada, addirittura una grande magia, vedi, sulla spada. Stiamo andando da questa parte qua, andiamo a correre, mamma mia, il salto, che grande capriola, attenzione perché potrebbero uscire ragazzi, ecco, mamma, guarda quanto è grande, è una chimera. Sai cos'è la chimera? La chimera è un animale mitologico fatto, cioè legato a dei miti, fatto da più pezzi di animali, hai capito bene, quindi attenzione. L'arpia, guarda che brutta, l'arpia è bruttissima ragazzi. Alid Mamuti ragazzi, è arrivato il grande Alid, addirittura guardate un pochettino il grande Alid che si trova qui sopra, riducete le bestie in cenere, perfetto, andiamo a dire qui, venite ragazzi, eccolo qua, praticamente vai qui sopra a buttarti, eccolo qua, guarda chi c'è, mamma mia, i mostri ciattoloni. Alid aiutami tu davvero, mamma mia ragazzi, attacco pesante, afferra, posso anche afferrare praticamente, piglia, ecco qua, piglialo
pigliano, pigliano, pigliano. Mamma mia, qui grandi attacchi. Certi nemici del dono possono infliggere status alterati, ma non ti preoccupare. Eccolo qua, vedi, 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 l'ho appigliato, acchiappalo praticamente da questa parte qua, l'ho andato a uccidere perché lui è andato praticamente a tenerlo unito. Attenzione ragazzi, perché dobbiamo stare molto molto attenti. Quindi vedete, aiuto, aiuto praticamente, aiuto, guardate, guardate un pochettino qui sopra cosa sta succedendo. Sto saltando, attenzione perché ci possono essere le arpie. Vediamo un pochettino ragazzi, andiamo di qua ragazzi, è veramente bellissimo, guarda un pochettino questo gioco. Che dobbiamo aprire la porticella, no, di qua no. Di qua no, dobbiamo stare attenti. Eccola qua, guarda qua. È la Rising, eccolo qua, vedi un pochettino, guarda qua. Guarda un pochettino chi c'è, guarda un pochettino, eccolo, wow. E qui stiamo parlando, e qui i nostri grandi amici ovviamente stanno per cercare di darci ovviamente un gran... Eccolo qua, la grande arpia è stata buttata a terra. Mamma mia, che colpi, guarda qui sopra, guarda, guarda qui sopra che cosa c'è. Addirittura qui sopra il grande, eccolo, e non ce la fa, non ce la fa praticamente. Vedi il mazingone è assurdo davvero. Sono grandi battaglie. Guarda qui chi dentro chi c'è, te l'avevo detto, si apriva la garata, guarda qui, e sono arrivati i cavalieri dello zodiaco. Pensate un pochettino, che sono morti praticamente questi qua. Andiamo, corri, amici, venite da questa parte qua, amici, venite da questa parte qua. Guarda, i grandi, e un forziere, via, apri sto forziere, guarda che c'è all'interno il vigore, pio la pozione del vigore liquido. Amici, this way sir, ecco qua il cortile, attenzione perché ragazzi qui è brutta la situazione, eccolo qua, te l'avevo detto, mamma mia guarda quanto è grande la chimera, non avere paura, non guardarla, sei paura non guardarla, mamma mia quanto è brutto, guarda qua un leone, ma si mangia la persona, il leone lo sta divorando praticamente, mamma mia, non avevi mai visto un gioco del genere, dimmi la verità, mamma mia guarda, tiene la capra sopra e il serpente dietro, guarda quanto è brutto, mamma mia, fa paura davvero ragazzi, fa veramente paura, la capra addosso che ti incorna, che sputa fuoco la capra, pensa un pochettino, l'alito della capra e il serpentone da quest'altra parte qua, quindi ecco qua, guarda, mamma mia, è qualcosa di assurdo, guarda qui sopra che cosa c'è, si è attaccato, se è tipo puoi afferrare, posso scalare praticamente con il tasto destro, vai, afferra la chimera, vedi, e vado qui sopra ad attaccare, guarda il caprone, mamma mia quanto è brutto, è veramente assurdo, guarda mi sono, non guardarlo se hai paura, non guardarlo, guarda qua il serpentone che cerca di mangiarmi, praticamente sta rimasto attaccato alla capra, mamma mia, guarda il leone gigante, mamma mia fa paura davvero, piglialo dietro, sono incredibili, mamma mia è fortissimo davvero, addirittura ragazzi guardate qui su, mamma mia, gli dobbiamo rompere la coda nel sedere praticamente, vedete un pochettino, è vero, oh guarda il serpentone gigante, mamma mia, guarda qua, abbiamo qualche difficoltà, dobbiamo stare attenti. Potremmo usare forse una pozione. Ah, guarda come si è buttato a terra. Veramente, buttalo a terra e guarda i nostri grandi amici. Gli abbiamo tagliato un pezzo. La coda che era il serpente. Mamma mia, ragazzi, e ce la puoi fare. Guarda, senza coda, praticamente, veramente assurdo. Il nostro grande amico che sta facendo un attacco veramente incredibile. Praticamente, lì dice: guarda il leone, gli dobbiamo tagliare anche la capra. La capra anche è morta. Vedi, la capra è morta praticamente sopra la chimera. Avevi mai visto un gioco del genere? E vai qui sopra, praticamente. Mamma mia, proprio infatti. Addirittura mi va a mangiare, dove si trova praticamente, vedi, eccolo, mamma mia, il cebolone, guarda qui sopra, e vai qui sopra, l'attacco volante, l'ha acchiappata proprio in faccia, il povero leone, veramente assurdo, e sono colpi veramente incredibili ragazzi, come potete vedere, attacchi veramente a raffica, lo andiamo praticamente qui sopra a buttare, e guarda come si arrabbia il leone, avevi mai visto il leone che si arrabbiava così tanto, ma attacchi veramente di fulmine, il leone non ce l'ha più, la chimera più che altro non ce la fa più, e dietro la coda ovviamente che va a una zoccolata, quella grande zoccolata acchiappato stamattina praticamente, mamma mia, e dietro devi andarlo subito ad attaccare, guarda che vene che tiene praticamente il leone sopra le sue grandi braccia, praticamente le vene della definizione leonina, praticamente dobbiamo stare attenti ragazzi, vai che non ce la fai, proprio in faccia, andiamo qui sopra ad attaccarlo, mamma mia guardate qui sopra tutti quanti insieme ragazzi, è veramente un attacco incredibile, veramente il povero leone, guarda la faccia del leone, mamma mia ragazzi, ha acchiappato la fregia, missione completata, abbiamo distrutto praticamente la chimera ragazzi, guardate un pochettino, sta andando a fuoco, ce l'abbiamo fatta, grandi eroi davvero, guarda, guarda, ce l'abbiamo fatta, curerò la vostra vita in eterno, è stato bravo, è stato molto molto bravo.
e ora ci dicono di fuggire, addirittura ci dicono di andare via in un mondo praticamente qui sopra fatato, addirittura, avete capito bene? Abbiamo abbattuto il grande chimerone, si apre praticamente la porta, e che cosa c'è all'interno di questa porta? Forse qualcosa di molto molto particolare, dobbiamo dire la verità. Si sta aprendo tutto, guarda il mostro, hai visto il mostro gigante? Quello là con la faccia storta praticamente. Allora, innumerevoli vite più tardi, quindi sono passate tante generazioni, e che cosa succede praticamente? Cosa sta succedendo praticamente su questo canale videoludico? Dillo caro Alid, dillo caro Alid. Le place delicious et trouver nove d'un compris. Il piacere delizioso è sempre nuovo di un'occupazione inutile. Il piacere delizioso è sempre nuovo di un'occupazione inutile. Da una poesia simbolica francese. Il piacere delizioso è sempre nuovo. Ok, perfetto. Diciamo la novità è preferibile alla routine. Diciamo, questo ovviamente significa, credo, questa strofa di poesia. Si apre praticamente un portale, come potete vedere, e ci sono delle arpie, che sono questi animali con la faccia praticamente di donna e il corpo di rapace. Quindi molto molto brutto ovviamente dal punto di vista estetico, ma sta uscendo un drago che praticamente riesce a governare questi animali mitologici. Vedete, non vi spaventate ragazzi, guardate quanto è brutto il drago, uno dei draghi che fa più paura della storia dei videogiochi, perché l'hanno fatta con la faccia del diavolo questo drago praticamente. In realtà nella mitologia ebraica praticamente il drago rappresenta proprio il diavolo, quindi proprio si potrebbe dire Satana, o anche tendenzialmente a volte anche Lucifero, quindi Satana, Lucifero, che sono più o meno la stessa entità, pensate un pochettino. Poi dipende ovviamente dai periodi storici, come potete vedere praticamente il drago quindi ha questa faccia proprio diabolica, quasi umana, quasi umana praticamente. Vedete che esce e si ciba praticamente di queste arpie per andare praticamente per prendere l'energia. Vedete ragazzi, le prende a morsi e se le mangia, quindi vedete un pochettino, per riprendere l'energia. Queste arpie che vivevano con lui addirittura, quindi si apre proprio un vero e proprio portale dimensionale, e questo drago arriva praticamente su questo villaggio al fine di andare a portare, diciamo a predare questo luogo. Quindi pensate un pochettino, ed ecco qua, qui possiamo creare il nostro personaggio. Perfetto, andiamo quindi a scegliere praticamente il sesso, che ovviamente è maschile, inseriamo il nome ovviamente è legato al mitico giocherellone. Vediamo un pochettino di inserire giocherello, quindi perfetto. Ok, perfetto, quindi il soprannome, quindi andiamo avanti, confermiamo quindi con invio. Il mio soprannome ovviamente è, mettiamo giochi, mettiamo Gael, ecco qua, vabbè, mettiamo, tanto dobbiamo solamente fare diciamo una prova. Dopodiché possiamo selezionare un aspetto, seleziona il corpo di base, come potete vedere ci sono dei corpi di base. 1,70 m, ecco qua il vostro amico il giocherellone. La voce tipo 1, perfetto. Confermiamo ovviamente. Ok, apporta nuove modifiche, inizia a giocare. Iniziamo quindi a giocare, perché questo gioco si può giocare anche online. Pensate un pochettino, quindi il bello di questo gioco è proprio questo. Andiamo avanti ragazzi, facciamo un salvataggio del contenuto, come potete vedere Dark Horizon, bellissimo. Quindi questo qua è la Dragon Dogma con diciamo l'aggiunta, vedete un pochettino i bambinil che giocano, i bambinil che stanno giocando. Wii Wii, come stai, ti faccio vedere. Andiamo di là, andiamo di qua, ecco qua il grande ragazzo che praticamente dovrebbe essere il successore a quella Rising, a quell'eroe che sconfisse la chimera. Vediamo un pochettino, quindi un sole veramente fantastico, ci troviamo in queste terre, vedete un pochettino, biondo di capelli, occhi verdi azzurri e addirittura le lentiggini, ti guarda col sorriso a panettone e se ne va praticamente da queste parti qua, il naso corvino addirittura, guarda il grande cavaliere, vedi un pochettino cosa fa e ti dice vieni qua, sta succedendo, unitevi ai ranghi del duca, venite a fare i lavoratori, venite a fare i soldati. Ovviamente noi, che ovviamente non abbiamo un lavoro, siamo disoccupati, dobbiamo fare qualcosa, ci vogliamo arruolare, ma vediamo una ragazza, vediamo una signora, diciamo vieni qua, invece di trovare lavoro passiamo il tempo insieme, godiamoci la giovinezza insieme. Però ovviamente poi bisogna vedere se quella persona andrà ovviamente a ben diciamo
seminare. La ragazza dice: vieni, vieni, non pensare a loro, che sta succedendo? Proteggimi tu, proteggimi tu. E dopo ovviamente ci coccoliamo, veramente credibile. Sta arrivando il drago, facce di bronzo, praticamente: mamma mia, me ne vado, ecco qua, se non mi difendi, difendimi tu, vai, vai avanti, vai avanti. Ecco qua il panzone davanti a tutti, ovviamente se ne va davanti. Guardate un pochettino chi è, sta arrivando il drago volante, il grande drago cornuto, praticamente, che vi ho detto nella mitologia ebraica rappresenta quasi sempre il diavolo, il Satana. Attenzione che fa paura, eh? Attenzione a non lo guardare in faccia, mamma mia, ti sei messo un po' paura. Guarda quando scende il drago, la bocca praticamente sempre aperta, vedete un pochettino, mamma mia, una codata mi ha fatto partire la barca, ovviamente un pezzo di roccia. Guarda l'occhio storto del drago, vedi l'occhio bianco che simboleggia non l'essere cieco praticamente, ma il male. Quindi spesso ovviamente anche a volte la spietatezza, ecco qua la spietatezza. I soldati ovviamente con le spadine comprate praticamente di plastica, di carnevale, vengono buttate praticamente via. Qui sta succedendo cosa? La bambaniella si mette a piangere praticamente, ed è arrivato il grande eroe che nella vita non ha mai fatto niente, trova una spada, praticamente trova una spada e ovviamente che cosa deve andare a fare? Eccola qua, la grande spada. Mo ti faccio vedere con cosa faccio praticamente con questa spada. Il drago è veramente gigante. Io avrei paura. Vi faccio vedere adesso quanto è grande il drago rispetto ovviamente al Gio. Mamma mia, che quante, guardate quanto è brutto, è veramente bruttissimo ed è soprattutto enorme. C'ha una faccia che è praticamente grande quanto una piccola casa, solo la faccia. Immaginate il resto del corpo e vi ti sta bruciando tutto il paese praticamente. Molto triste questa parte qua. Le persone, i paesani vengono praticamente bruciati a tutta forza. Purtroppo, ecco qua, buttiamo praticamente, abbiamo uno scontro contro il drago, veniamo buttati anche dentro l'acqua, ma purtroppo vedete che cosa è accaduto. Che siamo stati buttati avanti. Guarda, il drago dice: tu mi hai colpito, sei stato l'unico essere umano che è riuscito a colpirmi. Togliamo sto spadino praticamente dentro questa ovviamente pelle di drago. Allora noi adesso facciamo, vedete, l'occhio del drago si è iniettato praticamente di sangue, è diventato da bianco rosso, quindi adesso farà una cosa un po' brutta praticamente. Guardate un pochettino, guardate quanto è grande, fa paura, perché poi queste proporzioni giganti diciamo che portano un pochettino di timore, dobbiamo dire la verità. E intanto guarda l'occhio a palla di mamma. Praticamente, vedete un po' che non guardate se hai paura, non guardare se hai paura. Guarda, guarda, mamma mia, sembra proprio un diavolo veramente. Quindi è stato disegnato apposta in questa maniera. Guarda, mamma mia, ti dà una codata in testa, ti schiaccia, se non avere paura praticamente del dragone. Guarda un pochettino che ti guarda così, l'essere umano. Guarda qua l'occhio a palla, praticamente sempre al centro, e vedete che cosa va a fare. Gli va a fare una maledizione con la sua unghia praticamente. O non guardate se avete paura. Ah, praticamente lo va praticamente a maledire con l'unghia del drago. Quindi che cosa va a fare? Prende il cuore praticamente, prende il suo cuore. Vedete ragazzi, una scena anche molto molto cruenta come potete vedere. E che cosa va a fare? Prende il muscolo cardiaco involontario, quello che si muove senza la nostra volontà, al fine di tenerci sempre in vita. Pensate che è bello, quindi l'essere, questo essere umano sta morendo, non ha più il cuore, che il sangue che gli viene pompato nel sangue. E il drago fa un rito esoterico, esoterico occulto si potrebbe dire, mangia il cuore praticamente di questa persona. Mangiando il cuore di questa persona, praticamente questa persona dovrebbe morire, ma in realtà in questo mondo di magia, in questo mondo di superstizioni, che cosa accade? Che cosa accade? Che questa persona continuerà praticamente a vivere, ma verrà maledetto, quindi veramente assurdo. Quindi lui sarà ancora vivo, assurdo, quindi senza il cuore. Vedete un pochettino dopo questo grande attacco, va a maledire questo ragazzo che praticamente è riuscito praticamente a sopravvivere. La ragazza dice: ho perso il buon partito, aiutatemi, è ancora vivo, aiutatemi, è ancora vivo, ma senza il cuore. Quindi veramente assurdo, ragazzi. Stiamo parlando di un gioco molto molto particolare, molto bello. È un mondo di fantasia, mondo di magia. Un essere umano non può vivere senza il cuore. Mi dispiace ovviamente per tutti coloro che hanno le credenze mistico-religiose, esoteriche e occulte, però è così, mi dispiace. Quindi ci troviamo con questa grande cicatrice che in realtà si è già cicatrizzata, ma purtroppo ovviamente il drago ci parla da dentro di noi, quindi da dentro di noi c'è questa, diciamo, maledizione. Il gioco, ovviamente questa parte del gioco è anche molto copiata da che cosa? Praticamente da Highlander. Ve lo ricordate Highlander, quando Claude McCloud là viene praticamente attaccato, viene praticamente ucciso in battaglia, però le sue cellule rigenerano il corpo e quindi lui continua praticamente a vivere. Vedete, ci sono delle armi, quindi noi adesso dobbiamo capire un attimo cosa vogliamo fare nella vita. Dobbiamo, infatti, avremo come scopo nella vita
quello di distruggere praticamente questo drago, quindi veramente qualcosa di incredibile. Gioco ovviamente vecchiotto, Dragon Dome Dark Arise, però sempre bellissimo. Che dirvi ragazzi, ovviamente dobbiamo scegliere, ovviamente vedete Sfida il Drago addirittura, un gioco veramente molto molto bello, da molti sottovalutato, uscito su PlayStation 3, uscì anche su PlayStation 4 se ben ricordo, e poi su Xbox 360 e anche sulla nuova Xbox, nonché in versione PC, la versione PC ovviamente la migliore. Che dirvi ragazzi, ci siamo fatti questa breve introduzione a questo grande titolo, uscito da poco oltretutto anche il secondo episodio, giocate secondo me, il mio parere, prima il primo e poi dopo il secondo. Detto questo vi ringrazio per la visione, Giocherellone infatti si trova su YouTube e su Twitch, dove potete iscrivervi, abbonarvi, mettere mi piace, commentare e condividere il video. Se avete Amazon Prime l'abbonamento su Twitch e non solo, l'iscrizione è gratuita. Mentre su YouTube i prezzi sono molto bassi. Nel box informazioni trovate tutti gli altri social network del Giocherellone, Discord, dove c'è la chat vocale e il mitico Alessandro Arcangeli che ci inonda di news, c'è il negozio sempre nel box informazioni del Giocherellone con 207 gadget in tre varianti, c'è addirittura, pensate un pochettino, il link a Instant Gaming, dove se siete iscritti al canale Giocherellone potete usufruire, pensate un pochettino, degli sconti anche per comprare questo gioco, prezzi veramente molto molto bassi. E ovviamente se volete comprare un intero libro pubblicato su Amazon, seguite il link nelle descrizioni dei video, e se avete Amazon Kindle Unlimited potete leggerli anche gratuitamente. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo tra qualche minuto con un altro incredibile videogioco, Dragon Dogma Dark Arisen, un capolavoro sicuramente del passato, però ne vale la pena, se lo trovate a poco prezzo come me compratelo, perché ne vale la pena, migliore versione quella PC. Ciao.